Benvenuti amici della band, che se signore, oggi siamo tornati su The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ragazzi, siamo ritornati dopo un botto di tempo questo gioco, perché avevo voglia di giocarci. Il gioco da l'ultimo video che ho caricato fa conto, quindi comunque ci bello di giocare, perché dobbiamo continuare la nostra cazzo di serie. Quindi avevo subito un nuovo run, senza come cazzo si dice. Allora, io questa run non so con chi avviarla, perché io non gioco da un sacco a The Binding of Isaac, proprio così, non lo vedete, non ci gioco. Mamma, oh my fucking gosh. Allora, già iniziamo bene. Quindi sono molto arrugginito, quindi ragazzi non mi ricordo, cioè dove mi devo ricordare già di nuovo tutti gli oggetti, cose, e sarà un bel casino. Spero di ricordarmeli, spero di fare attenzione, di prendere meno HP, di perdere meno HP, ecco, meno HP possibile, e di battere questo mini boss subito. Ma tre, poi vabbè, un altro. Questi vermicelli di merda, li odio. Oh, oddio, grazie. Mi stai graziando. Me ne ha ucciso uno. Non ci devi avere quest'altro, però. Vabbè, sputa qualcosa, che sono tutti quanti. Niente, l'ha sputato male. Non si può neanche sputare, comunque, fatelo dire. Allora, vi ricordo che queste serie erano molto tranquille, cose. Io devo cercare di mettere anche una traccia audio sotto. Prima o poi la farò. Devo capire solamente come devo fare. Però vabbè, prima o poi lo farò. Perché io li monto su Cell Factory. Siccome non ho una PS5, non riesco, cioè non posso. Non posso montarli, non posso trasferire magari un video sul. Perché vorrei farlo pure in chat, in teoria, però non ho la PS5. Perché della PS5 dobbiamo condividere le clip video in una chat. In una chat intendo un tipo della PlayStation. Però vabbè, in un gruppo. Però vabbè, non si può, perché io non posso farlo perché non ho la PS5. E non ho intenzione di comprarla solo per questo. Anche io la PS5, ragazzi, a mio parere è inutile, cioè finché non si rompe questa, penso che dopo che magari. Vabbè, questo cane ha merdato, però. Prima che si. Cioè, intendo. Se si rompe questa, c'è una probabilità che me la compri. Se magari non si. Cioè, se fino a che va bene così, ragazzi. Non è che me ne frega che quella magari. Girano le ventole, cose. A me non mi interessa. Basta che riesco a perlomeno a giocare, a passare del tempo e a divertirmi. Non mi interessa se c'è poca memoria, se va lenta, a me non me ne frega. Finché ci riesco a giocare, ci sta, in arrangio con quello che ho. E la gente dovrebbe provare ad arrangiarsi con quello che si, con quello che sia. Comunque, vabbè. Comunque c'è bisogno, sì, lo so che tipo c'è bisogno della chiavetta USB, però ragazzi, io non è che. Cioè, io la ragazzi, io me la vorrei comprare tantissimo, una chiavetta USB, però io non ce l'ho, ma. Cioè, non ce l'ho attualmente, mi pare. No, mi pare che non ce l'ho proprio in casa. Quindi, o se ce l'ho per fatto. Cioè, non ce l'ho, non è mia. Ok, ho perso. Mamma mia. Cioè, non è mia, ma è magari di miei genitori, di mia mamma. E quindi non è proprio mia. E non posso usarla, appunto, solo perché comunque c'entrerei. Fare entrare cazzi, cioè fare entrare cazzi nelle cose di qualcun altro. E non mi viene che mi fa piacere. Non mi fa piacere. No, vaffanculo. Vabbè, ok. Win streak proprio messa proprio male. Vabbè, però non fa niente, ce ne facciamo un'altra. Ma che stavo facendo? Fare entrare cazzi miei nel file tipo una chiavetta USB dell'altro. Quindi non è proprio. A me non me ne. Prima o poi me la compro. Io me la volevo comprare già da qualche giorno. Già da qualche settimana, in realtà, che ci sto pensando. Datemi un po' che me la compro. E poi posso portarvi queste cose qua, che tracce audio, cose. Infatti, le copertine adesso io. Prima da computer mi sono un po' ottimizzato. Infatti, vedete un po' di video. Un botto di video da. Cioè, non un botto, però comunque vedete dei video da computer, che siano magari reaction ai funny moments, reaction a qualcosa. Cioè, proprio. Detto così, però non voglio diventare uno youtuber che fa solo reaction. Anche perché, vabbè, non ci sarebbe niente di male, perché anche le reaction piacciono, quindi ci sta. E a me piace magari vedere uno che
Vabbè, reagisce, reacta, non so come si dice. Vabbè, comunque fa reaction ai dei video, reagisce a dei video. Perché comunque se è una persona magari intelligente, se è una persona non stupida comunque, mi piace vedere un po' cosa ne pensa lui, qual è la sua opinione. E vabbè, non è che porca troia. Non è che io mo penso di essere intelligente, cioè non sono ottuso. Fino al proprio contrario. Se è la termine ottuso. Beh, comunque io ho mille dubbi, però ragazzi, che ci devo fare? Fatto così. Beh, comunque mi piace comunque vedere se c'è qua che magari esprime la propria opinione. Ma io l'ho sempre, vedo un sacco, ho visto sempre, allora, ho visto un sacco di video magari di gente che esprime la propria opinione, video, ho letto tanta roba, perché a me piace proprio vedere la gente cosa ne pensa. Anche perché noi viviamo in un mondo, cioè noi viviamo in un mondo dove tutti quanti siamo, cioè dove tutti quanti viviamo le stesse situazioni. Cioè tipo se succede una cosa in Italia, che magari riguarda lo Stato, la politica, tutti quanti la viviamo. Cioè il fatto che per esempio la Meloni ha vinto le elezioni, tutti quanti viviamo il fatto che la Meloni abbia vinto le elezioni, questo che voglio dire, ad esempio. Vabbè, ci sono tante altre cose. Cioè se per esempio se una bomba deve esplodere, magari cioè esploderà in tutta Italia, ad esempio. Cioè se che ne so, Putin lanciasse una bomba atomica, per esempio, e effetti della bomba atomica colpirebbe anche l'Italia. Tutti quanti magari viviamo, cioè siamo per vivere quella situazione. E quindi ci sta che comunque mi piace che comunque la gente mi dice cosa ne pensa. Anche perché ascoltare una persona, ascoltare le opinioni di diverse persone, oppure di, beh, una persona, di comunque di una più di due più persone, oppure anche solo di una persona, anzi, è sempre un beneficio. Perché magari tu ti fai chiare idee, cioè ti fai una chiara idea su quello che magari sta dicendo uno. Perché se tipo uno ti viene a dire una cosa, poi un altro ti aggiunge un'altra cosa, ad esempio, tu sai più cose di tu sai più cose comunque, capi? Quindi tu magari ti fai un'idea tua ascoltando, poi anche, ma è così che funziona più o meno. Vabbè, ci sono certi che proprio non sopporto. Perché comunque ok che tutti abbiamo la nostra opinione. Cioè tipo io sul secondo canale ho espresso un bel po' di mie opinioni su certi fatti, perché a me piace molto parlare. Infatti si vede, penso che si fosse notato nei miei video che mi piace tanto parlare. Ad esempio nei miei video dei Daisy Vlog io parlo solo in quei video praticamente. Parlo e faccio dei gatti. Parlo magari, io parlo, parlerei per ore magari con uno. Parlerò per ore, ma proprio ma anche magari che l'altro non ascolta e basta. Ma io parlerei comunque, cioè. Perché magari il parlare. Per esempio, i video mi piacciono, infatti. Mo che io gioco, mi sto andando automatiche le cose. Però ad esempio, mo ho iniziato sul discorso, no, magari io sto parlando con qualcuno che probabilmente mi sta ascoltando anche. Cioè se c'è qualcuno magari che sta parlando questo video, vado, non riesco a prenderlo, mi sto incazzando. Cioè se qualcuno che appunto vada questo video, però a me fa piacere comunque, anche perché è pur una sua specie di sfogo. E a me piace tanto spiegare le cose, quindi spiegare magari qualcosa che io penso, spiegare qualcosa è una cosa che per me è assolutamente cioè è proprio bellissimo. Quindi perciò sono molto, io non è che sono, cioè non sono più, allora più che essere logorroico, cioè non so, non mi hanno detto che sono logorroico, anche se io parlo con tutti, però cioè non mi hanno mai detto di essere logorroico. E io non so neanche parlare. Quello è il fatto che io, se mi vedete certe volte che magari dico qualcosa e non si capisce un cazzo, perché tra l'altro parlo anche molto veloce, e quindi il parlare veloce aggrava la mia situazione. Perché io balbetto un po', cioè c'è da dire questo fatto, io balbetto. Quindi vedete il fatto che
Il fatto che io parli velocemente aggrava la situazione, quindi certe volte non riesco a dire una parola, ma che sia anche il, non riesco a dirlo. Cioè, perché il parlare veloce, che si aggiunge più il fatto che balbetto, non si capisce un cazzo comunque. Devo problema, negli audio sto avendo tantissimi problemi per questo. Questa qua è tipo Babilonia, non voglio leggere Babiloni, la Babilonia, vabbè, comunque non mi interessa, vai a fare in culo. Comunque, sì, vabbè. Adesso, poi, vabbè, io tengo anche magari a parlare a fa Ah, una cosa voglio dire. Magari io, magari questa cosa qua non la dico mai. Perché comunque non mi piace. A me è una cosa che mi dicono sempre. Soprattutto i miei parenti. È che. Allora, che io per fare un discorso, per spiegare una cosa, magari una situazione che mi è successa, io ci metto gli anni, proprio gli anni, perché io dico le cose nel particolare, ma io non lo controllo sto fatto. Comunque, poi, mamma mia, sta stanza di merda. Io non lo controllo sto fatto, cioè lo dico, io parlo così e basta. Cioè, io mi devo controllare la situazione. Ieri sono andato al supermercato e aggiungo 3000 dettagli. Ieri sono andato al supermercato a fare la spesa e aggiungo 300 dettagli. Cioè, solamente per dire una frase che si potrebbe proprio riassumere in un modo proprio semplice, io ci metto gli anni, però ho un'ottima capacità di sintesi. Non me lo dico da solo, me l'hanno detto persone molto acculturate. No, veramente, ragazzi, non sto scherzando. Ma hanno detto persone intelligenti che hanno studiato tanto nella vita, che hanno un'ottima capacità di sintesi. Però non, cioè, non si utilizza mai quello che dico in una situazione che mi succede. Go fuck yourself. E vabbè, questo è Piamino. E quindi se vedete che io magari ci metto gli anni a parlare, è per questo. Mi fa ridere, è per questo. Bello, bello. E adesso mi sento ancora. Ok, questo qua tipo lascia una scia. No, non lascia una scia. Beh, comunque è incredibile questo. Fa danni. Tutto quel che può far danni è buono. Poi il magari parlare aumenta tipo stimoli cognitivi. Stimoli cognitivi, umore. Quindi, cioè, tipo, sono molto. Vedi, adesso mi sento molto leggero. Perché sto parlando, mi sto sfogando. Con qualcuno, perché adesso il parlare fuori dal video è un parlare da solo e quindi non riesco a parlare da solo, anche perché ragazzi la solitudine è tipo, io sto qua sempre in solitudine, cioè ad esempio io l'unico momento in cui non sto in solitudine magari a scuola e a basket o magari a certe volte quando gioco con qualche amico, ma proprio poco, o quando parlo con qualche amico su WhatsApp per poco o anche per qualche ora. Perché io alla gente posso tenergli le ore a parlare. Vabbè, parlano anche loro, non è che parlo solo io. Però vabbè, io diciamo che io parlo tanto, voglio, cioè, parlo tanto, voglio parlare tanto, ma lascio parlare. Ed è questa la cosa che mi fa molto nervosire della gente. È che io mentre parlo mi interrompo. E il fatto che io mi interrompo, no, tua madre fa proprio il mamma mia, non vai a parlare. E il fatto che mi interrompono mi dà un fastidio. No! Perché non riesco a dire una cosa. Mamma mia, raga, non potete capire. Cioè, forse potete capire. Mamma mia, raga, ma veramente. È proprio una roba incredibile questo fatto. Cioè, io voglio dire una cosa. Oh, fra. Sto dicendo una cosa. Oh, fra, senti, ma questo e quest'altro. Cioè, cazzo, fammi parlare. Cosa ho fatto di male? E comunque questo è. Ma perché poi. Ma anche quando magari io sto parlando con uno si gira un attimo per pensare un altro. Cioè, raga, porca troia, mi dà proprio sui nervi, lo giuro. Perché mi fa nervosire, poi magari inizio che non riesco più a dire la cosa. Cioè, che poi. Se non se tu ti distrai, che se magari io ti sto parlando, se tu ti distrai anche un attimo, non riesci più a seguire il discorso. Ah, si voleva anche un'altra cosa. Io comunque, sul fatto che mi interrompono, io li riprendo sempre, anche se magari, tipo, sto parlando, quello là magari, mi interrompe, oppure tipo mi interrompe per parlare con un altro, ad esempio. E io penso, gli devo dire sono fatto, gli devo dire sono fatto, gli devo dire sono fatto. Alla fine io dico lo stesso, non me ne frega un cazzo. Anche se, cioè, lo costringo proprio ad ascoltarmi la persona che ho di fronte.
E questa cosa ce l'hai molto spesso con mia zia. Se stai guardando questo video, probabilmente no, però ciao zia. Lo stesso. Oh yes. Cattivo un tirsap. Mamma mia! Oddio! Oh mio Dio! Ok. No, ma questa stanza è bastarda, eh. Sempre queste stanze di merda. Sì, ma che hai visto? Oh, che hai visto? Come cazzo stava stando in fetta il tempo, raga? Siamo a che hai visto due proprio, madonna. Ah, io dico lo stesso, comunque. Infatti è una cosa che mi hanno anche detto questo fatto qua, che io magari non perdo mai il filo del discorso. Però mi fa nervosire perché. Cioè, non è nervosire che magari ti urlo in faccia, mi fa nervosire che mi innervosisco, cioè. Inizio a muovermi in continuazione, è stato così. Mamma mia, che brutta cosa che quando ti interrompono. Come si fa ad attivare? No! Ah! Mi ricordo che fa questo! Vabbè, è un po' inutile, però. Ah, adesso sta! Se tipo trovi un boss immobile, tu punti solo così, fai così. E ti va comunque. Allora, potrei prendere questo qua cos'era? Tipo la cosa di Isaac, una roba del genere. Ma io. No, non prendo niente, facciamo così, dai. Magari anche un cosa ne pensi di una persona che magari ultimamente va di moda, per esempio Rosa Chemical, che a me non piace, sia chiaro, a me un po' mi fa ribrezzo Rosa Chemical, però non no, la musica, proprio la persona, cioè quello, a meno quello che, ma magari è pure una brava persona nel vita reale, però quello che vuole dimostrare sui social è veramente assa, mi è bastato vedere sente il video di Sanremo, non la vuoi più vedere. Io Sanremo non l'ho seguito, però ragazzi, io non seguo, non ho seguito né Sanremo e non sto seguendo neanche Mare Fuori. Cioè io assolutamente non so niente, ma non so chi ho vinto, non so chi. Solamente conosco solamente la tizia, la sta tizio. Non so anche se è femmina o maschio. Sto tizio qua, Rosa Chemical. Solo che lui ha limonato Fedez, ma a me non mi interessa, cioè a me non mi interessa dei gossip della Madonna, cioè. Vediamo me ne frega proprio un cazzo, sinceramente. Cioè. Cazzo. Su, calmati, cazzo. Cioè, uno fa un video dove parla di. Boh, no, non voglio dire i nomi, però, raga, veramente. Parla di diciamo influencer famosissime. E del marito che hanno litigato. Ma che cazzo me ne frega. Io vivo la mia cazzo di vita, ma che mi interessa. Porca troia, le mod del cavolo, veramente io le mod sono proprio una cosa che io proprio odio, le mod è proprio. Mamma mia. Le mod vedi una massa di pecore che seguono la stessa stronzata. No, mentre ma sta. Comunque questo item tipo poi è antibombe. Guarda, guarda, guarda. Madonna oh. Come sono salvato tantissimo. Grazie. E comunque sì, vabbè, le mod per esempio. Ci sono tante mod, ma non mi ricordo che volevo dire. Le mod. Vabbè, non mi ricordo che volevo dire. Comunque era un concetto collegato alle mod. Che io odio. Ah, aspetta, no. Boh, vabbè. Comunque non mi ricordo che qual era. Comunque sta le mod è proprio, mamma mia. E le mod le ho odiate. Però. C'è stato un periodo dove seguivo le mode e purtroppo c'è stato quel periodo, mi sono proprio rovinato. Oh, io ho passato un anno, perché poi è stato per circa un anno della mia vita l'ho sprecato proprio a passare mode, a frequentare gente inutile e stupida. E avevo il canale, a frequentare gente inutile e stupida, che inutile non che non serviva a niente, inutile che è servita solamente a peggiorarmi. E se sta guardando questo io sa a chi mi riferisco. Tu mi hai fatto proprio. Mi hai fatto proprio peggiorare. Però, fortunatamente, fine 2021 e inizio 2022 mi sono calmato, mi sono ripreso. E ho detto io sono Antonio e io questo qua devo essere. E
e ho cambiato tutte le mie opinioni. Ho fatto proprio. Non è che le ho cambiate perché dovevo cambiarle. Cioè, sinceramente, non è che dovevo per forza cambiarle. Perché dovevo dimostrare che l'ho cambiata. Adesso sto parlando di questo discorso per farvi capire. Non perché mi devo vantare. Però. Allora, non perché mi devo. Cioè, non perché le devo cambiare per forza. Perché sui social hanno letto che devono cambiare. No, perché sui social non l'hanno detto, mi pare. Cioè, non lo so. Se in tal caso non ho visto nessuno che dice che ha detto devi cambiare le tue opinioni, fatti un esame di coscienza. E non ho ascoltato neanche quei video che fanno resta sveglio, resta sveglio, resta sveglio, ma di che? Cioè, cazzo. Non rompere i coglioni. Fa troia, resta sveglio, resta sveglio tu. Svegliati tu, questi video di merda. Dove parlano male di donne, perché poi alla fine, ragazzi, si sigma. Cioè, i sigma, raga, gente che odia tutto. Questa cosa qua è vera. I sigma, allora, c'è una grande differenza su sigma e giga chad. Che sigma è uno che odia tutto. Giga chad invece è tipo quella persona, è quella brava persona, è quella persona che magari aiuta la gente, è quella persona che fa buone azioni. Sigma invece è uno che odia tutto. Punto. È chiuso il discorso, è vero. Perché se tu parli male di una donna, se tu parli male delle donne, ad esempio, e ti esce, ti fa un video, uno ti fa un video dove ti dice che sei un sigma. E non è così, raga. Cioè, non si parla male di un essere umano, di un tipo, cioè di un sesso, sesso di un animale. Perché alla fine l'essere umano è un animale. E poi, vabbè. Ah, sì. Beh, parliamo di non sono sigma. Però vabbè. Poi sì, beh. Io sono comunque. Sono stato. Ho scherzato tanto, come posso spiegare. Non sul fatto delle donne, cose. Però ho scherzato tanto con i miei amici, nel senso che, che magari ci siamo presi in giro. Senza magari offenderci. Per magari in giro. Magari se qualcuno che non conosco mi prende in giro, cose. Senza offendermi. Perché l'altra mi è addirittura a piangere. Però erano proprio periodi proprio brutti, raga, quelli. Ma proprio brutti. Non perché io stavo male, cose. Perché non stavo male. Però erano proprio periodi brutti. Cioè, io più che altro credevo. Però non era. Non stavo male, in realtà, veramente. Cioè, io erano proprio periodi brutti. Cioè, uno su Realm mi bruciò la. Mi bruciò la casa, mi prese per il culo. Mi si mise a sfottere con altri due suoi amici. E io a questo l'avrei zittiti, è proprio facile l'avrei zittiti. Proprio perché erano dei coglioni quelli, erano dei coglioni senza palle, erano dei coglioni senza palle. Un realm di Minecraft, ma questo successe nel 2021. No, quest'anno qua entrai in quel realm che boh, era carino, conobbi due napoletani. Conobbi due napoletani che erano miei tipo, cioè, miei compatrioti, si dice così. Ok, dei miei compagni. Tipo dei miei. Come? Dei miei compaesani. Diciamo così. E comunque napoletani, cosa ci mettevamo magari a scherzare. Tipo, allora, in napoletano rende meglio. Tipo, ci mettevamo. Ci si mise a paria. Ci si mise a paria. E comunque rende meglio in napoletano. Scherzare, perché alla fine parare significa scherzare, giocare. E vabbè, giocare tipo parare è il divertirsi, ma al doppio se tu magari capisci lo scherzo, se tu magari capisci come. È proprio il doppio del divertirsi. Cioè. E loro volevano scherzare. E io poi ci rimasi male, mi ricordo che mi mise a piangere per quella sera. E stavano i miei genitori e tipo erano, ma questo qua come cazzo, che cazzo sta succedendo a qui? E avevo ragione, io non capivo, dicevo cazzo, tu figlio stai piangendo, difendila, che ne so. Avevano completamente ragione, non potevo piangere per una stanzata simile, per un realm del cazzo. Che poi ha fallito anche. Beh, sono venuto io ha fallito, che realm di merda. Vabbè, aveva gente. Aveva anche dei moderatori bastardi, però, devo dire la verità. Cioè, dei moderatori che non ti lasciavano giocare bene. Anche se, ragazzi, era un bel realm. Cioè, non diciamo cazzate. Quel realm, mi pare che non l'avete mai visto, ma era un bel realm, raga. Era proprio un bel realm. Cioè, io adesso ti ho detto, realm di merda, cose, ma perché? Per la gente. Ma anche il realm che avevo portato nel live a gennaio era un bellissimo realm.
era la moderazione. Non potete mettere un realm con il proprietario e un moderatore. Se, certo, si può fare, non so se non lo puoi fare, però non lo potete mettere se non sapete gestirlo in due. Cioè, mettete il moderatore a uno che c'è sempre stato, che ci sta sempre, uno che non ha mai combinato guai, mettete lui. Cioè, se la realm ce l'avete da 2 mesi, no, dico io. Mettete il moderatore a uno che comunque conosce, uno che chi griffa, che magari sa moderare, che c'è, non uno che, cioè ragazzi, ho giocato in una settimana, ci ha giocato più io a quel realm che i moderatori, che il moderatore e il proprietario, te lo giuro, ho giocato un bel po', tanto, però... Cioè, i moderatori dentro non entravano mai. Cioè, dove da vedere? Cioè, mi pare che nella live. Neanche il moderatore non entrò proprio nella live. 3 ore di live non entrò. Sto dicendo. Il moderatore e il proprietario? Cioè, il proprietario entrò solamente alla fine. 10 minuti. 10 minuti. Se ne andò. Vi dico solo questo. Se ne andò 7-10 minuti. Basta. Lui gioca. Lui, ragazzi, quando voi create un realm, ragazzi, poi io mi sentite del suo termine. Sit nual. Mo sto qua. Io sto qua. Non ci. Io sto qua. Napoletani che ho conosciuto. Non ci siamo parlati più. Comunque, che cazzo giocavamo? Se non ci stavamo con il realm, dove ci trovavamo? Comunque, è nato il suo termine. Questo qua si chiamava Wolf, no? Sto ragazzo che era il proprietario. Allora io dissi, sto realm si bloccò per un giorno, due giorni. No, due giorni, un giorno, due giorni. Due, facciamo così, vedete? Fatemelo ripetere. Si bloccò per 2 giorni, questo realm. Non funzionava, non si caricava. Allora io praticamente scrissi, Wolf, quando lo vuoi aggiustare sto realm? Allora questo qua... Mi scrisse, ma quello Wolf è un wallarone, che sarebbe tipo, ma quello Wolf è un wallarone, è un pallone, perché quello wallar significa tipo testicoli, è un testicolone. Mamma mia, mi sono messo a ridere, perché tipo, sì, una wallar, tipo significa sei una palla, no, sei una palla, non sei una palla nel senso che sei scocciante, ma sei una palla tipo, come ve lo posso spiegare, sei un coglione, proprio, detto, Wolf è un wallarone, Wolf è un coglione. Detto però in modo più trash, più cringe, ed è molto simpatico, ed è molto divertente, come si dice. Capitemi, prego. È stato bellissimo. Io mi seguo e ci mettiamo a scherzare. Comunque questo Wolf si mise a leggere tipo delle cose napoletane. E si mise, lui non mi ricordo, dico era del nord. Comunque si mise a leggere queste cose qua in napoletano. Cioè questa tipo di città. Comunque Scampia, voi conoscete bene o male, penso che conoscete tutti quanti Scampia. Scampia. Ragazzi, la pronuncio Scampia. Ragazzi, pronuncio Scampia. E quando vedi poi quel fatto che le faceva anche video, vabbè, robe incredibili. Quando vedi che lui pronuncia Scampia. Mamma mia, qua rischiato. Io ho deciso di dirgli questo fatto, ok? Però siccome volevo rimanere nel realm, perché ci passavo ogni giorno su quel realm. Cioè non tutto, ma comunque ci passavo una parte del giorno. Cioè ci andavo solamente a giocare a quel realm, perché mi piaceva nonostante tutto. Comunque vabbè. Entravo in quel realm. Cioè io stavo in quel realm. Praticamente dopo che l'aveva aggiustato quella sera, io gli dissi entrò un griefer che tipo rubò a questo qua che conobbi che era napoletano, una shulker che a sua volta era stata rubata da lui, piena di roba, voglio, non potete capire, era piena di roba, ci stava tipo le spade incredibili, l'armatura incredibile, 32k, no 32k no, però l'armatura incredibile e un sacco di diamanti, di ossidiana, ed era una shulker bianca, scusa, gliela rubò. Comunque sul gruppo Telegram dissi, Wolf, ti prego, vieni. Allora disse lui, ragazzi, vi arrangiate, ho già sistemato il realm. Comunque dissi, va bene, Wolf, io ti capisco, proprio detto, io ti capisco, Wolf. Ti capisco, ho detto così, questa gente stava parlando così.
Questo tipo esce lo vabbè, avete capito? Qua, come tipo con la cintura napoletana. Vabbè, Wolf, ti capisco. Comunque, devo dire la verità, tu sei proprio un wallarone. Comunque, gli dissi in faccia. Però io poi gli dissi, giustamente, Wolf, no, porco d'inci. Wolf, sei un wallarone. Che tipo significa sei un grandissimo in... no, meno uno. Sei un grandissimo in napoletano. Comunque era impossibile. E allora là mi contattò sto qua e mi disse, wow, ma che ci hai detto? In napoletano, ma che ci hai detto? Gliel'hai chiamato Pallarone, oddio. Mamma mia, è stato troppo bello, è stato troppo bello. Comunque ragazzi, spero, mi spiace che abbiamo perso, mi spiace proprio tanto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate sempre un mi piace, se vi è piaciuto, se il canale vi piace iscrivetevi. Grazie per questa... visto che vi tengo tanto, che tengo tanto le persone, che... Vabbè, non sto parlando con nessuno in realtà, però... io magari sto parlando col video e sapete quanto cazzo parlo io. Io tutto sempre parlo e comunque ho preso un item del cazzo. Un item del cazzo. Ho avuto sfiga che ho incontrato quel cazzo di bo quel cazzo di bosco, quel cazzo di cosi che non spawnava più. Porca puttana, ci sono 5 minuti su quel boss.